Per stilare chiaramente un bilancio dell'attività svolta, peraltro la sua amministrazione, possiamo dire al giro di boa, ormai il più degli anni è stato superato, anche se in realtà poi slitterà un po' la data delle elezioni prevista per l'autunno del 2025, poi in realtà rimarrete in carica fino al 2026. Sì, siamo a metà, poco più di metà del mandato. È la conferenza stampa che faccio solo oggi, 20 gennaio, perché all'inizio gennaio ci sono stati altri impegni, poi ho avuto anche un periodo, qualche giorno di influenza, e quindi facciamo il resoconto dell'attività del 2023 e le prospettive per il nuovo anno appena iniziato. Un 2023 che ha segnato buoni risultati. Devo ringraziare innanzitutto la squadra degli assessori che mi ha collaborato, una squadra che si era insediata, alcuni si erano insediati proprio a inizio, a gennaio, e da un anno che sono in carica dopo il rimpasto che c'è stato, e che ha lavorato alacremente. Abbiamo raggiunto buoni risultati che tendono verso quello che è il programma che ci siamo dati in un anno. Abbiamo speso nei vari settori, dalle infrastrutture alle infrastrutture sociali, tra finanziamenti e somme del bilancio comunale, più di 6 milioni di euro. Risultati ottenuti nell'ambito dei servizi sociali con dei progetti che si sono realizzati, il PRINS, l'ASACOM che è partita il primo giorno quando è iniziato la scuola, progetti che vanno a favore delle fasce più deboli e delle disabilità per cercare di fare sempre di più inclusione sociale e mettere nelle condizioni anche diversamente abili di avere tutte le condizioni per una crescita, una maturità che sia al passo degli altri giovani.